niente dagli altri, apparivano invincibili e irresistibili di fronte ad ogni pericolo per la gloria di Cesare. E lui li giudicava non dai loro costumi né dal loro aspetto fisico, ma soltanto dalla loro forza, trattandoli con severità pari all'indulgenza. Cesare stesso ricorda nel suo De Bello Gallico, già citato, che in Gallia lo avevano seguito da Roma alcuni uomini per amicizia, senza avere esperienza di vita militare. Ma contro agli ho visto, sia questi amici che i fidati centurioni vacillarono. Cesare, dopo averli esortati a non dubitare del loro comandante, disse: se nessuno lo avesse seguito, con la sola decima legione con cui non aveva dubbi, sarebbe partito e quella sarebbe stata la sua corte pretoriana. Lui parlava sempre in terza persona. Ma poi la trasformò addirittura in un reparto di cavalleria. A queste parole la decima lo ringraziò per la fiducia e tutte le altre legioni si scusarono per aver dubitato di lui. Cesare accettò le loro scuse perché era ben nota la clemenza Cesaris, al punto che già nel 44 la clemenza divenne una divinità con un regolare tempio raffigurata mentre gli stringeva la mano. Plutarco ammette che, finite le guerre civili, si comportava in maniera non da meritare biasimo. E pare, continua Plutarco, che non senza ragione, appunto, fosse stato stabilito di erigere un tempio alla clemenza per ringraziarlo della moderazione da lui usata, lo dice Plutarco. Infatti, perdonò molti che avevano combattuto contro di lui, conferì onori e magistrature a Bruto e Cassio e rimise in piedi le statue abbattute di Pompeo, il suo nemico. E, ironia del destino, proprio ai piedi di una di queste statue fu assassinato. In caso di vittoria distribuiva a tutti i soldati lauti bottini, perché per lui il potere dipendeva da due cose: soldati e soldi. Le vittorie però arrivavano copiose, come ricorda Plutarco. In meno di un decennio di guerra nella Gallia prese a viva forza più di 800 città, soggiogò 300 nazioni e, avendo combattuto in diversi tempi contro 3 milioni di nemici in campo aperto, ne fece a pezzi 1 milione ed altrettante ne condusse prigionieri. Dai dati potrebbe sembrare un genocidio, ma, come ricorda Lorenzo Broccesi, va inquadrato nell'ottica pur deplorevole dei conquistatori spagnoli del Nuovo Mondo, come Pizarro e Cortés, come senza la loro conquista altra sarebbe stata la storia del Nuovo Mondo, così senza le campagne di Cesare altra sarebbe stata la storia dell'Europa. E infatti il passaggio del Rubicone nel 49 cambiò le sorti di Roma e del mondo intero. A Rimini il Suggestum ne ricorda ancora la testimonianza monumentale, ma sarebbe meglio dire archeologica, fino all'ultima guerra mondiale, quando è scomparso sotto i bombardamenti il frammento antico che il cippo cinquecentesco supportava. Queste le reazioni del popolo riminese, custode del confine di Roma, secondo il racconto di Lucano che ha citato l'accusa. Non appena i soldati, conquistato il foro, ebbero l'ordine di porvi le insegne, lo stridore dei liuti e il clangore delle trombe fecero risuonare, insieme ai rauci corni, l'empio segnale di guerra. Accorsero i giovani riminesi dopo aver preso le armi, ormai arrugginite dal lungo periodo di pace, terrorizzati e ammutoliti nel vedere rifulgere le ben note aquile e le insegne romane, ed essi scorsero al centro delle schiere Cesare in posizione eminente. Questa, invece, è la reazione dei soldati dopo la locuzione. La truppa dubbiosa si gettava con un sordo brusio in preda all'incertezza,
La devozione per la famiglia faceva breccia negli animi, per quanto resi feroci dalle stragi, e negli spiriti orgogliosi, ma d'altra parte essi erano trascinati dal crudele amore delle armi e dal timore che provavano nei confronti del loro condottiero. Ma il primipilo Lelio si disse pronto a tutto, in nome dei 10 anni di vittorie e di trionfi, anche a immergere la spada nel petto del fratello o nella gola del padre o nelle viscere della moglie gravida, pur con la destra riluttante. E a queste parole diedero immediato assenso tutte le corti. Cesare fu, come si dice, amatissimo anche dal popolo. Infatti, attraversando il Piceno, le attuali Marche, Cesare stesso ricorda che tutte le prefetture lo accolsero con grande entusiasmo, rifornendolo del necessario per i soldati. E per questo atto alcune città, come Sant'Angelo in Vado e Cupra Marittima, furono ricompensate innalzandole a municipium. E proprio nel 49 Cesare per primo, seguito poi da Augusto e da tutti gli altri imperatori, promise una donazione ai cittadini di Roma, un congiarium. Questo atto di evergetismo è ricordato in un nuovo testo epigrafico, un frammento dei Fasti Consolari trovato recentemente negli scavi del foro di Cupra Marittima, e stasera ci dovrebbe essere una rappresentanza del direttivo proprio che è venuta da Cupra Marittima dell'Archeo Club. A causa della guerra civile però potrà distribuire questo denaro oltre 300 sesterzi per ciascun cittadino solo nel 46 a.C. in occasione del suo quadruplice, non triplice, perché l'iscrizione indica anche questo, che c'è stato un quadruplice trionfo sulla Gallia, sull'Egitto, sul Ponte e sulla Numidia, quando offrì al popolo grandiosi spettacoli gladiatori, una naumachia dedicata alla figlia Giulia e un banchetto pubblico con 22.000 tavole da 3 letti triclinari, come specifica Plutarco, quindi contando almeno 2 persone per letto, che ne poteva contenere fino a 3, si può ipotizzare che circa 150.000 persone mangiassero a queste tavole, come appunto specifica Plutarco. Se poi si considera che dopo questi spettacoli lui fece il censimento e si riscontrò che invece delle 320.000 persone di prima della guerra ne erano rimaste solo 150.000, diede da mangiare praticamente a tutti. Che banchetto! Si deve poi ricordare l'eredità che lasciò al popolo nel suo testamento, redatto il 15 settembre del 45, quindi molti mesi prima della sua morte. Ad ogni cittadino lasciò 300 sesterzi, poco meno di quelli che aveva donato nel 46, e diede disposizione di trasformare in parco pubblico le sue proprietà oltre il Tevere, gli Orti Cesaris, acquistati nel 49, quindi dopo il passaggio del Rubicone, come pascolo per la mandria dei cavalli con cui aveva attraversato il Rubicone, consacrati al dio Marte, la mandria sacra, anziché immolati al dio come voleva la tradizione. Quindi invece di ucciderli li aveva lasciati pascolare negli orti cesariani. E negli orti cesariani dal 46 risiedeva Cleopatra con il figlio Cesarione, un periodo un po' lungo di visita ed un'insolita residenza per un normale capo di Stato. A favore del popolo promulgò poi numerose leggi, come la temporanea sospensione dei canoni d'affitto urbani per contrastare la crisi del credito e l'indebitamento, ricordata sempre nell'iscrizione Cuprense, che è molto importante, oppure la concessione di aiuti ai debitori, stabilendo che il valore della terra fosse calcolato in base ai prezzi del periodo precedente alla guerra civile. Ma la sua riforma più importante, ancora oggi in uso, è quella del calendario.
chiamato appunto Giuliano, elaborato dal più importante astronomo dell'epoca, il greco Sosigene di Alessandria, e promulgato da Cesare il 1 gennaio del 46 proprio in qualità di pontefice massimo. Quindi aveva sì potere sulle feste, sulle giornate, faste e nefaste, ma a un certo punto questo potere ha voluto non esercitarlo più perché ha fissato un calendario, che è quello che usiamo ancora oggi. Il calendario precedente era lunare e contava i giorni dalle calende e dalle idi, mentre questo era solare. Fissava l'inizio dell'anno al 1 gennaio e introduceva l'anno bisestile. Fu una vera rivoluzione che permise ai sacrifici e alle solennità di non spostarsi nel tempo, in giorni nei quali non erano state stabilite, ma soprattutto agli agricoltori di avere precisi riferimenti temporali per le colture, e l'agricoltura era alla base dell'economia romana. Infine, permise ai cavalieri di accedere agli uffici pubblici e ai seggi senatori, aumentandoli da 600 a 900. Alcuni di questi nuovi senatori, però, erano galli, provenienti dalla Gallia Cisalpina, di cui Cesare era stato governatore. Per questo si attirò l'odio dei patrizi, e questa fu una delle cause della sua morte. A Roma si cantava con sarcasmo: trionfò coi Galli Cesare e in Senato anche li trasse. Si sono tolti essi le braghe, hanno vestito il laticlavio, ma di fatto aveva iniziato quel processo di unione dell'Italia che completerà il suo successore, il figlio adottivo Augusto, nella tot Italia divisa in regioni. Grazie. Bene. Abbiamo sentito anche la Vogliorniamo all'ultima arringa della cura.